Ciao ragazzi, bentornati su EviTube. È giunto il momento di fare cosa? Di parlare del disco di queste settimane, di questi mesi. Se ne sta parlando tanto, ne parla la gente che se ne intende, perché la gente che non se ne intende parla sempre le solite cazzate. Stiamo parlando del full d'esordio dei Silver Talon, intitolato Decadence and Decay, uscito per la M Theory Records. Chi sono i Silver Talon? Sono una band americana nata sostanzialmente da una costola di già interessanti spellcaster che si sono sciolti, che avevano fatto tre album, si sono sciolti poi nel 2017, che infatti è l'anno di formazione dei Silver Talon, nei quali appunto gli spellcaster militava in particolare il Deus Ex Machina di Silver Talon, Bryce Van Usen alla chitarra. Poi sempre alla chitarra trovavamo Sebastian Silva, che ritroviamo nei Silver Talon, e trovavamo addirittura anche Gabriel Franco, che insieme a Sebastian Silva invece sta negli Unto Others, ex Idolands. Ragazzi, questo è uno dei dischi dell'anno, in assoluto, un disco con una grandissima personalità, un disco dove la qualità è a livelli altissimi, si esprime su livelli davvero, davvero alti. Un disco che molto spesso sento nominare insieme ad esempio ai Witherfall, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, appunto in occasione dell'uscita di The Curse of Autumn. Perché? Perché li nominano assieme? Probabilmente perché entrambe le band hanno la tendenza a mescolare un po' le carte in tavola, nel senso che sono band che hanno sì dei richiami al metal tradizionale, ma comunque in un'ottica e anche a livello formale proprio. Hanno comunque un occhio ben piantato su quello che sta succedendo negli ultimi anni. Rispetto ai Witherfall, secondo me, i Silver Talon hanno comunque un approccio che rimane un po' più classico, un po' più tradizionale, ma non per questo banale, non per questo anacronistico, anzi, è comunque un disco nel complesso di metal molto moderno, ma lo è anche a causa, molto semplicemente, di quelle che sono le influenze della band, perché molto spesso, leggendo le recensioni, ho sentito nominare molto spesso appunto i Nevermore, e ci sta, soprattutto per l'utilizzo di alcune linee melodiche a livello vocale, così come l'utilizzo di certe ritmiche stoppate, certi riff impalmuting, oppure anche dei Sanctuary, anzi forse in alcuni casi si sentono di più Nevermore, in alcuni casi si sentono un po' più Sanctuary, quindi è uno US, quindi vanno all'interno di un certo tipo di US power metal, molto anche a volte cerebrale, ma non è mai troppo segalitico. Questo è un disco che sì, necessita di più ascolti sicuramente, ma non è un disco, io non lo definirei un lavoro ostico. Un lavoro che devi stare lì a scartabellare, a riascoltare, a riascoltare per capirlo. No, magari non è di immediatissima lettura, però piace subito, in realtà. E si svela chiaramente di ascolto in ascolto. Perché? Perché comunque il lavoro in fase di arrangiamento, in fase di armonizzazioni, in fase di strutturazione dei brani è notevole. Nulla è lasciato a caso, le tre chitarre, perché abbiamo un assalto a tre chitarre, insomma, le tre chitarre tirano fuori degli arabeschi non indifferenti, e quindi insomma in questo senso è abbastanza moderno, però allo stesso tempo l'attitudine è quella degli anni che furono, molto anche degli anni 90, perché ricordiamoci che molto spesso si tende a dire che il metal negli anni 90 era morto, cazzata, assolutamente falsa come cosa, come idea. Gli anni 90 sono stati degli anni molto interessanti, però vabbè, questo non è il momento per andare a fare un discorso di questo genere. Sarebbe magari interessante riuscire a fare un discorso sugli anni 90, ma gli anni 90 ci hanno regalato delle chicche inestimabili. Detto questo, ripeto, stiamo parlando di Silver Talon, stiamo parlando di un disco mostruoso, un disco di un'intelligenza e di una raffinatezza incredibile, ma un disco anche estremamente violento, cattivissimo, oscuro, con delle melodie belle, ma non banali, non frignone, non paracule, mai ruffiane. Dicevamo, si sentono chiaramente i Nevermore, si sentono i Sanctuary. Però la band non si fa grossi problemi, nel senso non si pone limiti, non si vuole far
categorizzare troppo facilmente, e quindi a un certo punto assistiamo a fughe neoclassiche di chitarra e tastiera, assoli grandiosi. In un pezzo proveremo anche come ospite Andy LaRocque, passaggi quasi di metal estremo. Se provate a sentire il primo pezzo, sotto gli assoli c'è praticamente il blast beat in Deceiver I Am, una serie di assoli incredibili sotto una mitragliata di batteria, sopra una mitragliata di batteria micidiale. E quindi la band mescola un po' di power, mescola il metal classico, mescola quell'heavy metal pensante alla Nevermore, e lo fa in maniera assolutamente incredibile e convincente. Convincente perché Van Usen, come songwriter, Van Usen ha scritto praticamente quasi tutto il disco, il 90% dei crediti sono suoi, è un grande songwriter. I chitarristi, che sono appunto lo stesso Van Usen, l'altro Sebastian Silva e poi l'ultimo è Devon Miller, sono ottimi. Sebastian Silva è uno che riesce bene a calarsi all'interno di ogni disco, di ogni gruppo in cui lui milita, si mette sempre al servizio dei pezzi, e mentre ad esempio in Young Two Orders si trattiene, fa il suo lavoro, si dedica a un certo tipo di melodie, qua può tirare fuori tutto il suo estro e anche le buonissime capacità tecniche. Quindi gli assoli, mamma mia, sono impressionanti. Il riffing è meraviglioso. Ma poi, ecco, un'altra cosa che sicuramente uno dei motivi per cui vengono fuori in Nevermore è la prova del cantante, la prova vocale di Wyatt Howell, che è dotato di un timbro micidiale, di un range vocale spaventoso, e che in alcuni casi, più anche a livello di timbro, può ricordare un certo Warren Dane. Sicuramente canta meglio dell'ultimo Warren Dane. E poi ha davvero un range vocale notevole, arriva a fare degli acuti incredibili, bestiali, ma non ne abusa, anzi li centellina proprio all'interno delle composizioni. E poi, soprattutto quando scende, ha una voce medio baritonale notevole, che lo fa avvicinare quasi a un certo gothic sostanzialmente. E quello che lo fa, qualunque cosa faccia, la fa dannatamente bene. Riesce a essere credibile in tutte le sfumature, ed è davvero valore aggiunto. Valore aggiunto perché? Perché oltre comunque a una sezione ritmica che è spaventosa, a delle chitarre che fanno miracoli, abbiamo una serie di melodie vocali molto intriganti, perché ci sono degli ottimi ritornelli, come lo sono ad esempio quelli di As the World Burns e Next to the Sun, sono bellissimi, così come anche notevole quella di Touch the Void. Il ritornello di Touch the Void è molto bello. E c'è all'interno del disco, oltre appunto tutta questa roba qua, c'è un alone di misticismo. Un disco molto oscuro, ma è anche molto onirico per certi versi. Un po' sono questi arabeschi di chitarra, un certo anche utilizzo della chitarra classica, la chitarra flamencata che troviamo all'inizio della conclusiva, appunto, Touch the Void, è stupenda. Però c'è davvero questo alone mistico, sognante, oscuro, incredibile, bellissimo, affascinante, che dona un maggiore fascino, e questo lo sentiamo appunto anche grazie all'appoggio vocale di Howell, nella scelta delle melodie vocali, che riescono anche ad avere una loro epica in alcuni casi. In altri pezzi invece si punta maggiormente ad andare belli dritti, come succede ad esempio in Divine Fury o Kill All Kings, micidiale Kill All Kings. Altri pezzi sembrano partire come ballad, ma poi sono tutt'altro che una ballad. E quindi è un disco che sì, si svela piano, e non si esaurisce sicuramente con i primi ascolti, però allo stesso tempo è un disco che ti piace dall'inizio, dal primo ascolto. Cioè l'impatto che tu hai con i primi riff di Deceiver I Am è qualcosa di sconvolgente, di una potenza esagerata, una violenza incredibile, ma al servizio comunque è una tecnica notevole, comunque al servizio della melodia, al servizio della costruzione del brano. E quindi, ragazzi, secondo me questo è un disco mostruoso, uno dei lavori più belli di quest'anno, sicuramente uno dei più stimolanti.
entrerà indubbiamente nella mia top 10 2021. Un plauso alla produzione, un plauso a tutti i musicisti, un plauso alla cover, secondo me notevole, e che racchiude bene, secondo me, quella che è la proposta della band. E compratelo, perché qui siete di fronte a davvero a uno di quei gruppi che in futuro farà sicuramente la differenza, perché non è... Sì, in Evermore, ripeto, si sentono, ma non sono in Evermore. Non sono in Evermore. Prendono alcune cose in Evermore, ma i Silver Talon hanno già al primo lavoro, al primo full, una buona, buonissima personalità, per cui bisognerà vedere come svilupperanno in futuro il loro sound e la loro proposta. Ma detto questo, siamo di fronte a uno degli esordi migliori che ho sentito negli ultimi mesi, per cui, come al solito, curiosissimo di sentire la vostra sui Silver Talon, sul disco. Ci vediamo alla sezione commenti, ci vediamo sulla pagina Facebook e sul canale. Prossimo video dedicato a tre dischi death metal, niente male, soprattutto uno incredibile, usciti di recente, ok? E poi ci rivediamo alla fine del mese, quindi praticamente settimana prossima, con la retrospettiva dedicata ai Sinister. Ci vediamo presto, grazie ancora per essere stati con me, commentate, postate, condividete. Ciao ragazzi da YouTube.